Abbiamo bisogno noi, come Made in Italy, di presentarci sempre più organizzati rispetto alla concorrenzialità, alla competitività che c'è in Europa. Abbiamo bisogno, come Campania, come la città di Napoli, le nostre grandi città, ma questo vale per Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, per tutte le nostre bellissime città, di avere sempre maggiore attrazione. Abbiamo cultura, abbiamo l'ambiente, abbiamo la natura, abbiamo il cibo, abbiamo tutto quello che ci serve per un rilancio del turismo, e la Campania farà nei prossimi mesi, adotterà la sua legge quadro regionale sul turismo. C'è bisogno di programmazione di medio e lungo termine, perché i grandi operatori ragionano in questi termini. Il presidente della Giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, è intervenuto alla 20ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, in corso a Napoli dal 22 al 26 ottobre. Il turismo, quale opportunità di sviluppo per crescere insieme, è stato il tema del convegno svoltosi al Teatro San Carlo di Napoli. Un'intensa giornata di confronto e di studio sulle sfide e le opportunità che il nostro paese è chiamato ad affrontare per confermarsi tra i maggiori attrattori turistici mondiali. La manifestazione, dopo le introduzioni dei presidenti della Camera di Commercio di Napoli, di Assocamere Estero e di Union Camere, ha registrato i saluti delle autorità, tra cui quella dell'arcivescovo metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe, e quella del presidente della Giunta regionale, Stefano Caldoro. La regione Campania ha un punto debole: non ha una legge organica, una legge quadro sul turismo, e questo è un handicap proprio per le cose che ci siamo detti. Quindi prendo qui un impegno di sollecitare, di portare come governo regionale in consiglio regionale la legge quadro sul turismo, e di poterne, spero, mi auguro, ma questo è il mio impegno, di poter avere l'approvazione prima del fine anno, quindi prima di dicembre, per poter dare in questo contesto maggiore certezza in termini di programmazione.